Vi è capitato mai di scendere in un garage tramite l'accesso di un ascensore? Beh, a noi sì, a Malaga. Niente di speciale, ma è una cosa molto particolare che non capita certamente tutti i giorni. Siamo a circa poco più della metà del nostro viaggio, quando soggiorniamo per 3 giorni a Malaga per un po' di riposo e relax. Arrivati a Cordova, visitiamo la meschita che è la seconda più grande al mondo. Piccola parentesi di viaggio, dove siamo ragazzi? A Cordova. Vabbè, stai a pensare, no? Vabbè. Un attimo. Sono quasi le 2 di notte e non c'è nessuno, siamo... Io in mezzo strada, tutte e due le corsie prese, neanche a Terni. Falco, c'è qualcosa da commentare? Non dice, sto ferendo io sempre qui. Sempre tu... Ah no, forse è due notte, qualcuno ci sta. Qualcuno ci sta, sì. Che sì. Però non c'è nessuno, non passa una macchina, né una bici, né una persona, un cane. Un camion, mo ci piglia da dietro così. Nessuno. Dopo 12 giorni di viaggio arriva la pioggia, ci è toccata pure a noi purtroppo, però per 12 giorni l'abbiamo scampata. Abbiamo scampata un pochino, dai. Oh. Anche Ali con queste scarpine è pronto per entrare in piscina. Facciamo un minuzioso dettaglio nel vestiario dell'antipioggia dei ragazzi di Moto Travel. Giuseppe Total Black invece. Io quasi. Adio, c'ho pure guanti per lavare i piatti, attenzione. Came from you.
Dopo aver visitato la cattedrale e fatto un giro per la città, ci imbattiamo nel quartiere arabo, un quartiere molto tipico di questa città. Lasciamo Granada dirigendoci verso il deserto delle Tabernas, attraversando il paesaggio montano della Sierra Nevada. Addentrandoci un po' nel deserto, troviamo davanti a noi dei paesaggi davvero spettacolari, che sono stati teatro di molti film di Sergio Leone. Dio, ti piace Alicante allora? Sì, molto, non ci vengo a vivere. Adio comprerà una casa ad Alicante. Vado
Già guardando. No Siviglia, no Siviglia, Alicante. Sì, ma sì. Una cosa bella è che se il video si vedrà. Bella Malaga, ci venga a vivere. Bella Siviglia, ci venga a vivere. Bella, sì. Bella Alicante, ci venga a vivere. Siamo quasi alla fine del nostro viaggio e dirigendoci verso Barcellona attraversiamo forse uno dei punti più suggestivi della Spagna, ovvero Punta de la Banía, che è una striscia di sabbia che attraversa il mare. Allora ragazzi, siamo giunti al capolinea, ci troviamo a Barcellona, stiamo attendendo davanti una pizza l'imbarco al porto e che dire? La pizza non la vedo però bene. Stiamo attendendo. Ah, non capito, scusa. Che dire, sono stati dei giorni difficili, difficili, belli, emozionanti, impegnativi. Tappe più lunghe, tappe meno lunghe. Tappe più valide, meno valide. Certo, ci sono state... insomma, è stato un viaggio che ci ha lasciato sicuramente... Un ricordo. Un bellissimo ricordo e anche una bella esperienza. Bella esperienza, Adio, dici al volo... Che dire, io mi sono divertito. Tanto. L'importante è quello, le tappe sono andate tutte bene. Per me. Falco? Io bel viaggio, il più impegnativo che ho fatto fino ad oggi, diciamo. Perché problemi. Sì. Ho anche rotto la moto e gran parte l'ho fatto come passeggero e ce ne avrò ancora penso per recuperarla un'altra settimana, quindi mi fermerò per il momento qui e si vedrà quello che succede. Aggiorniamo infatti questo accaduto perché non abbiamo parlato nei giorni scorsi, ma purtroppo a pochi chilometri da Evora, in Portogallo, Giuseppe ha rotto la moto, il cardano ha ceduto e quindi ha dovuto lasciare la moto lì per farla riparare. Nei prossimi giorni la recupererà e il viaggio l'ha fatto tutto da Zavorrina. Però dai... È andata bene lo che stesso. Che da Zavorrina l'ha fatto da copilota. Da copilota, niente. Viaggio lungo, imprevisto. Un'avventura che ci rimarrà impressa, dai. Poi insomma avete visto poi nel video tutti i percorsi o comunque le strade, no? Le località. Dove siamo passati? È tutto raccontato. Spero che vi piacerà il video e ci vediamo alla prossima volta, al prossimo viaggio. Ciao!